importante per noi essere qui questa sera, inaugurazione Pilsen 2015, una cerimonia inaugurale riservata ai rappresentanti delle capitali europee della cultura del passato, del presente e del futuro, un modo per condividere l'opportunità e per studiare anche delle sinergie, ovviamente con le emozioni legate alla cerimonia inaugurale e alle prospettive di un anno importante che si apre per la Repubblica Ceca, così come per il Belgio, che sarà bello poter condividere anche con gli altri stati e con le altre città che hanno questo importante onore, ma anche onere di poter rappresentare l'Europa agli occhi degli europei stessi, ma anche del mondo intero. Well, it's good to welcome you into the family. È bello accogliervi oggi nella famiglia ECOC, anche perché tra soli 4 anni toccherà a voi e vedrete molti cittadini anche di Pilsen raggiungervi a Matera. È un lungo viaggio quello da percorrere di qui al 2019, ma ogni passo è importante in questo cammino. Noi ricordiamo perfettamente il momento in cui scrivesti Matera sull'iPad. Non era un iPad, non amo Apple, era un Android. Yes, I wrote the wrong city. Sì, io ho scritto la città sbagliata. Ma perché Matera ha vinto? Perché ha convinto la maggioranza del panel per il dossier, per il programma, per l'entusiasmo e la partecipazione che sono stati superiori a quelli delle altre città candidate. Was better than the other cities. Simple as that. È importante mantenere la partecipazione e la consapevolezza della visione europea fra i cittadini? Due cose, restando seri, saranno importanti nel cammino. Una è la visione europea, ovvero l'enfasi europea degli eventi da tenersi a Matera. La seconda è mantenere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. Questo non è un evento vecchio stampo, top down, da calarsi dall'alto, ovvero, ma è un evento inclusivo e partecipativo che deve incidere sul futuro dei territori. It is very much a citizens-led event. Okay, thank you and hope to see you soon in Matera. Oh, certainly, and certainly in 2019. Matera è la capitalità dell'ospitalità, dell'energia, della passione, una capitalità del Mediterraneo e anche la capitalità europea della cultura. We are very proud for this and first of all we are very happy to share this opportunity with the other. Siamo orgogliosi, molto felici di condividere oggi l'opportunità e vivere questa giornata importante per Pilsen, con Pilsen insieme alle altre città candidate per i prossimi anni, così come per quelle del passato. Anche io sono felice e lo sono perché di fatto è la mia prima volta in un official opening per me e Anu, anche lei presente a Matera. Analizzando così tutto il processo compiuto, vedendo i risultati dopo tanto lavoro preparatorio, culminare con l'inaugurazione e vedere ancora tutta l'energia e il coinvolgimento che la cultura è in grado di generare. Soprattutto scoprire come sono state sviscerate e tradotte le tematiche lanciate all'inizio del percorso. Qual è il ricordo più significativo della visita a Matera? Well, I remember a cozy atmosphere. Ricordo perfettamente l'atmosfera, quanto è stata ben preparata la visita e le diverse esperienze condivise e mostrate, in particolare il pranzo a casa delle famiglie, i tanti posti visitati, il poter parlare sia con gli esperti che con la gente comune e con tutto il team coinvolto nella candidatura. Abbiamo apprezzato l'alto livello di coinvolgimento delle persone in particolare, e non solo quelle di Matera, ma di tutta la regione. Un'interessante esperienza in termini di energia, passione, capacità di lavoro. E per te cosa ricordi? Cosa ricordo?
È stata una visita ricca, qualcosa di veramente unico e coinvolgente. È stato interessante vedere in generale le 6 città italiane prepararsi in modo diverso all'evento e alla sfida. E per Matera, penso sia davvero una città speciale. Per me che lavoro in questo settore è importante il valore del patrimonio straordinario e assolutamente da preservare. Voglio enfatizzare la necessità di preservarlo anche quando saranno tantissime le persone che lo conosceranno e visiteranno. Non rendetelo una Disneyland. Quindi la principale raccomandazione è quella di lavorare intensamente su questo aspetto nel prossimo futuro. Questa è la mia principale raccomandazione. A Matera ho sperimentato la vera ospitalità. Quando sono tornata nel mio paese, in Estonia, è stato sorprendente scoprire quante persone conoscessero già Matera e gioire per il fatto che fosse stata designata capitale europea della cultura. Sono fiduciosa e piena di aspettative positive su come il programma dovrà essere sviluppato. Non disperdete l'energia e l'ottimismo e la vostra genuina ospitalità che ho tanto apprezzato nella mia breve visita. Progetti da costruire insieme è importante averne e lavorare insieme in network per capitalizzare le esperienze di tutti. Sì, lo è, ed ancor più pensando a quello che ancora accade in Europa, penso alla Francia o all'Ucraina. Cosa puoi dirci in merito alla possibilità invece di lavorare insieme in network con le altre città ECOC? Network of positive energy in Europe, the past, the present and the future capital of culture. Dobbiamo essere consapevoli che attraverso la cultura e il dialogo possiamo riuscire a superare le barriere e le distanze. Il titolo di ECOC è un modo per aiutare i cittadini a superare le differenze, le distanze ed i problemi che ancora caratterizzano tristemente i nostri giorni. Bob, è un piacere rivederti qui dopo le diverse interviste fatte a Matera, a Roma, prima del verdetto che ha coronato Matera. Alla fine ce l'abbiamo fatta. La cosa veramente interessante per me è stato il percorso bottom-up che ha caratterizzato il cammino di Matera. Un approccio che ha catturato l'immaginazione e coniugato la visione identitaria della regione. Non è stato un percorso caratterizzato da poche personalità leader, ma un diffuso progetto che ha unito e questo ha rappresentato un vero e proprio punto di forza. L'altro è stato aver messo a punto un progetto molto ben comunicato e la giuria è stata molto favorevolmente impressionata dal modo in cui si è lavorato in rete con la TV dedicata, creando un dialogo e anche interazione che è molto importante. Per me non è stata una sorpresa la vittoria di Matera rispetto alle altre città candidate. Ora dobbiamo lavorare insieme. Un'altra cosa difficilmente fattibile sarà restituire ciò che è stato definito e tracciato nel dossier, che è stato innovativo nell'immaginare un progetto ricco di promesse e aspettative. Il prossimo step è quello di trovare il modo di tradurre ciò che è stato detto in ciò che deve essere fatto. Questa è la più grande sfida. Let's talk a little bit about Pilsen. Tomorrow where will be the open ceremony. Parliamo di Pilsen. Siamo orgogliosi di essere qui con Matera e con le altre città, condividendo la visione che ci proporrà a partire da oggi per tutto l'anno. Well, Pilsen this year is a member of your family now. The Matera family, the ECOC family, European Capital of Culture, so it's very good that Pilsen oggi è membro di questa famiglia, come Matera. Tutte sono qui passate, presenti e future, condividendo il significato di una cerimonia inaugurale. Pilsen non è una città facile, ha concorso con altre grandi città della Repubblica Ceca senza aver avuto mai un passato solido in termini culturali, ma scommettendo molto negli ultimi anni, promuovendo se stessa nello Stato con una visione europea, pur consapevole dei molti problemi politico-economici, artistici il coinvolgimento della città, ma ora la sfida è lanciata e vedrete quanto emozionante è il percorso di creare e mostrare il proprio successo. È importante lavorare tutti insieme con una visione comune in network? Strong network of eco cities. Yeah, I think it's very important that Matera learns from Pilsen. Pilsen has had many problems and difficulties too. È molto importante che Matera impari da Pilsen e dalle sue difficoltà. Scambiare esperienze e conoscenze è la vera via per rendere utile e efficace il network ECOC, comprendendo dai punti di forza e debolezza come caratterizzare il cammino. Sono quindi contento ancor più che Matera sia qui.
Allora speriamo di aspettarti presto nuovamente a Matera. Verrò presto a Matera nelle prossime settimane per lavorare insieme e guardare alle fondamenta dei prossimi passi da compiere. Matera, bella città, oggi capitale europea della cultura 2019. Un altro motivo per essere visitata. E buona fortuna anche a Mons. We will be also in Mons next month for the open ceremony. Absolutely, Mons and Pilsen, two cities. Mons e Pilsen 2015 e quelle ancora a venire fino a che non arriverà il vostro turno. Coming years until it's your turn, and then all the other cities will be there to help you mark the important occasion in January 2019. Cagliari, Lecce. Cin cin to Pilsen, to Mons, to Matera. Matera, did you win? Yes. Oh, of course. I wrote the wrong city.